Sì, e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vanessa e come leggete dal titolo sarà il video sui miei smalti. Allora, non avevo niente che fare, quindi ho detto facciamo il video sui smalti. Allora, sono qui, non so se mi vedete mi vedete vicina perché c'è il banco. Qui vedete, c'è un tavolino più o meno. E perché devo appoggiare gli smalti, appunto. Di solito ci metto anche il cellulare perché quando faccio i video sono sul lettino mio, però vicino a me c'è il banco, quindi per questo appoggio il cellulare, se no non lo posso appoggiare perché non posso fare il video sulla mia scrivania che è lì perché ci sono sopra gli armadi e non si vede. Comunque, iniziamo. Vi devo dire pure un'altra cosa, sì. Valentina, che è una youtuber, Valentina Bianco, è la mia amica. Comunque, appunto, non so se farò un video con lei. Quindi, non so se ve l'ho già detto, ne avrò un turno, lo so, non mi ricordo. Però non è potuta, l'abbiamo fatto 2 giorni fa, però non l'ho potuto caricare. Quindi se verrà oggi lo faccio, se no poi farò un altro video domani e vi dico quando viene. E niente, passiamo agli smalti. Allora, la mia scatola degli smalti è questa, non ne ho assai, ma non ne ho neanche molti. Cioè, non ne ho assai, non ne ho neanche pochi. E sono così. È questa scatola e dentro ci troviamo questo olio perché l'ho messo dentro qui perché perde, non ho capito perché. Questo olio ho messo olio di limone, olio di mandorle e olio extravergine di oliva. Scusate, stavo pensando a una cosa. Comunque, sono un po' sballata. Poi lo apro perché questo era fuori, perché se no dentro qui dovrebbe stare. Qui è la scatola dove ho tutti i miei smalti, quindi i miei colori. E qui c'è dentro la scatola un solvente classico, una lima con degli step per fare la manicure, questa lima, poi quest'altra lima con questo. Non so se sentite, ma ogni volta che faccio video si sentono rumori perché quando faccio il video ovviamente qualcuno là fuori deve fare qualcosa. Comunque scusate per questo rumore. Vabbè, poi ho le forbici e un dotter. Ne ho solo uno perché me l'ha regalato la mia amica. Poi ho un cotton fioc, appunto, vabbè, questo l'ho usato perché quando vado fuori, quando metto lo smalto, vado fuori sulla pelle, che mi va sulla pelle, metto il solvente qui e lo tolgo. Poi ho la colla per le unghie finte, infatti ce l'ho su tutte le mani, su tutte le unghie e mani pure, perché la devo togliere bene, perché ancora non l'ho tolta. Poi ci trovo del cotone. Appunto, che tolgo lo smalto. Poi questa maschera si dice peel off, mi sembra, peel off, non so come si dice. Comunque, per non fare sfaldare le unghie e per rinforzarle, avevo anche rinforzante perché questo insieme a questo è anche un rinforzante, però solo che l'ho finito. E niente, passiamo agli smalti. Allora, io vi faccio vedere gli smalti che ne ho. Iniziamo dalla marca in cui ne ho di più. Ed è la marca Kiko. Allora, vediamo se ne ho altri. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me ne manca uno, dov'è? Ecco. E sono questi qua. Questi. Ok, adesso ve li faccio vedere. Aspettate che faccio spazio. Ok, iniziamo
renderla più chiara. E ovviamente questo, il trasparente, questo è un trasparente normale, non è rinforzante. Poi questo bianco che è per le frecce con questo penne, con il pennello apposito. Vedete? Poi ho il verde acqua. Vabbè, io dico verde acqua, però non c'è scritto il numero perché se n'è andato. E te faccio così e se ne va tutto. Vedete, ho il dito nero. Non ho capito perché. Poi ho questo tipo di rosa. Questo lilla. Questo blu chiaro più o meno, con un pizzico di verde, e questo arancione rosso, non fluo, acceso più o meno, e sono 7. Aspettate, sono 7. E quelli della Kiko. Poi passiamo alla marca in cui ne ho 3. Allora, non è una. Non so se dire che non è una marca oppure. Comunque sono di Violetta che ce l'ho da un anno. E infatti durano 18 mesi, quindi altri 6 mesi. Altri 7 mesi perché a settembre scadono. Cioè, non a settembre. A settembre scade un anno, quindi mi mancano altri 7 mesi. E sono questi di Violetta. E sono questo grigio, no scusate, questo brillantinato con il brillantino argento e rosa. Questo lilla. Scusate per questo rumore, perché sono io col gomito. E questo tipo di rosa brillantinato. Il lilla non è brillantinato. E poi possiamo. Ha un altro smalto che mi sembra che nessuno. Sì, della Deborah, questo rosa perla. Non so se è perla. Sì, mi sembra di sì. È molto chiaro, brillantinato, con i brillantini più o meno. E poi ho questo smalto che l'ho comprato all'H&M, non è molto buono perché quando lo chiudo si è rovinato, comunque non è buono questo. Ed è questo tipo di verde. Poi ho tre smalti della Gracie, questo fucsia, questo arancione e questo panna. Poi ho due smalti della Nelly and You, o Nile Artsy. Sì, scusatemi, Nile and You, che sono così. Allora, questo marroncino ed è il 041B e questo qua, questo tipo di rosa che è il 007B. Poi passiamo all'Astra. Dell'Astra ho soltanto due smalti, questo più o meno rosso e questo marroncino che è lo stesso di questo. Infatti quando infatti lo sto per finire e poi ho comprato questo. Poi ho il nero che è della New York Color, ah, veramente è New York Color credo che sia perché c'è scritto la N, la Y e la C, New York Colors credo che, perché c'è scritto New York Colors, comunque questo è un gel, a gel nero. Poi ho due smalti dell'Essence, questo viola e questo qui gel che mi si è rovinato quindi lo devo buttare, è un gel fucsia. Poi due smalti del Liv Rochelle, sono mini smalti pure quelli dell'Astra, sono questo verde numero 61 e questo rosso numero 31. Avevo anche l'altro che l'ho usato come olio. Vedete, però è finito l'olio perché ho usato questo qui. E
che era un blu scuro ed era, vabbè, non c'è più il coso comunque, era, se quello era 6131, mi sembra che questo era lo 71 o 31, non mi ricordo adesso, non 31, scusatemi, o 61 o, scusate, o 71 o 81. Vabbè, un'unghia finisce. Comunque, passiamo. Poi c'è la marca, cioè la marca dei miei smalti miei preferiti è la Gico. Ma anche la Pupa, però io non ne ho smalti della Pupa. Quindi mi piace di più la Gico e la Debby. Che vabbè, Debby ne ho solo uno smalto, non lo riesco, cioè quando vado a un centro commerciale compro quelli della Kiko perché questi devo andare in un altro negozio, appunto c'è il negozio della Kiko, quindi prendo quelli, se no potrei prendere anche questo che è della Debby numero 192, si dura 3 anni e questo è ancora 2 anni. Poi questo mini smalto della Max Factor verde e passiamo agli ultimi smalti che non mi piacciono e devono scadere tra un mese, quindi li devo buttare più o meno. E sono i più vecchi, che sono questi questo della River, che è un lila brillantinato, tutti i brillantinati sono questo rosa della Nail Polish, non so come si dice, Osto, c'è scritto rosa, e questo sempre brillantinato, questo arancione della Jeffrey, non so come si pronuncia perché è vecchia questa marca. E niente, poi i miei smalti sono finiti, poi ci troviamo questo qui per fare puntini, però ho il dotter. E non c'è più niente nella scatola oltre che cotone e questi qui. E niente, vi conto i miei smalti quando sono. E sono 1, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vabbè, quello non contato, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. E con questo più o meno sono a 30 perché è una maschera. Poi mettiamo a posto questa. Ho l'altro sorbente che è finito, questo devo buttare. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto, specialmente alle ragazze ovviamente. Ho soltanto 2 iscritti, mi sembra. Non so se voi leggete un iscritto o 2 iscritti, comunque scusate per gli iscritti, per i pochi iscritti, ma se voi non mi iscrivete ne ho pochi, quindi iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace se questo video vi piacerà e se volete commentate. Ciao e al prossimo video!